Salve a tutti ragazzi, bentornati o benvenuti sul mio canale, bentornati qui su Rims Simulator. Andiamo con il secondo appuntamento. Se vi siete persi il primo, che insomma ci dà un'infarinatura generale con il titolo nelle varie meccaniche e tutto quanto, vi invito a recuperarlo. Oggi quindi andiamo un po' a vedere che cosa possiamo fare effettivamente con la nostra moto, in quanto comunque ci sono tante cose che possiamo andare a ritoccare e cambiare. Ho scelto la Panigale V4R, però credo che insomma andando avanti potremo eventualmente anche acquistare sicuramente anche delle altre moto. Quindi andiamo a vedere un attimo questa postazione moto, che cosa possiamo fare. Infatti abbiamo cambia moto, quindi deduco che sicuramente potremmo più avanti andarla a cambiare con qualcun'altra. Configurazione moto invece sono i vari settaggi. Ovviamente, ripeto, come ho già detto anche nel primo appuntamento, per chi sa mettere mani, sicuramente essendo comunque un titolo che punta maggiormente alla simulazione, sicuramente andando a fare alcune modifiche cambierà ovviamente anche il comportamento della moto stessa. Benvenuti Ingegneristica, che nell'area cos'è? ingegneristica. Qui puoi Qui acquistare puoi abilità usando i acquistare due punti abilità team, usando i che due ne abbiamo punti team. 13. Guadagnerai punti team vincendo eventi. Ma prima Ok. devi assumere degli ingegneri pagando una quota. Assumendo Vabbè, ingegneri, se sbloccherai sbloccherai anche anche le le loro richieste. richieste, che se soddisfatte possono fruttarti delle buone ricompense. Investire punti Ok. in abilità ingegneristiche permette di ridurre la velocità di usura, velocizzare le Ah, procedure meccaniche e ok. sbloccare slot addizionali per la configurazione della moto. Ok, quindi il livello base sono già 6.000 crediti. Va bene, abbiamo 73.000, potremmo pure già attivarlo. Questa abilità sblocca l'area ingegneristica, progredisce nell'albero dell'abilità per sbloccare una riduzione dei consumi, slot per la configurazione personalizzata e procedure meccaniche veloci. Allora, questi direi di acquistarli. Ok, allora vediamo un attimo cosa potremmo eventualmente andare a prendere. Allora, assemblaggio montaggio rapido componente. Sblocca la procedura di montaggio rapido per un componente in assemblaggio moto. Il componente verrà montato automaticamente senza intervenire nei passaggi della procedura. Ah, ok, quindi senza fare i vari giochettini che facciamo per smontaggio e rimontaggio. Servono 3 punti. Poi obiettivo era ingegneristi, monta almeno 5 componenti non stock sulla tua Ducati V4R 2020. Ok. Oppure abbiamo protezione componente, il peggioramento delle condizioni causato da una caduta è ridotto del 15%. Questo lo metto subitissimo, visto che sicuramente cadremo a bestia. Sblocca una slot configurazione personalizzata moto aggiuntivo, vabbè, questo ancora no. Il consumo di tutti i componenti è ridotto del 3%, anche questo non è affatto male. E il team esegue automaticamente i passaggi della procedura di pit stop senza doverci interagire. Anche questo non sarebbe male. Ok, allora facciamo una cosa. Facciamo che, tanto ne abbiamo 9, sblocchiamo questi 3, questo, questo. Quest'altra riga qua, così l'abbiamo spesi tutti quanti e stiamo a posto. Per quanto riguarda invece l'obiettivo era ingegneristica, che ci darebbe 10 crediti, cioè 100 crediti, scusate, se montiamo 5 componenti diversi, cioè quindi non stock, sulla nostra moto. Allora, vediamo un po'. Officina, assemblaggio moto. Anzi, no, aspettate, inventario, perché qua di roba tecnicamente ce ne avevamo pure un bel po'. Intanto vedete i brand a disposizione. La cifra. Una cifra. Allora, vediamo un attimo. Carenatura. Queste sono ovviamente per l'altra, per l'altre moto. Ok, cerchioni anteriori. Cerchioni ovviamente posteriori. Questi in teoria ce li abbiamo tutti all'interno del nostro inventario. Vari dischi Brembo. Però questi ovviamente sono in base alla moto, però abbiamo di base già i successivi, quindi per esempio potremmo andarci a montare dei Brembo che sono credo migliori, anche se comunque quelli che abbiamo noi sono al 92%.
questi ci vanno a ridurre di 0,03% il peso. E vediamo un po' l'altra che cos'è. Non lo so, più 37% la piega, non so cosa sia. Mostra confronto. Ok. Peso, diametro, tipo e condizioni. Va bene, non mi interessava i parametri che stavano là sotto, però a quanto pare non me lo va a spiegare. Alle livree anche, quindi volendo possiamo cambiarle. Ok, e un bel po' di roba, insomma. Allora, vediamo un attimo. Assemblaggio modo, facciamo le cose un attimo con karma. Vediamo un po', se io volessi... allora, scarico magari dopo. Con la ruota anteriore, serbatoio, liquido, freni, niente. Lo scarico, ok. Io volessi andare pulsantiera addirittura. Filtro dell'aria, olio motore, catena, pignone, corona, pompa, leva frazione. Per togliere eventualmente specchietti e roba del genere, come faccio? Sicuro si potrà fare. Carena, ok. Parabrezza. No, forse carena no. No, questa è carena. Procedura di smontaggio. Sì. No, no, questa voglio cambiare tutta la carena. No, io voglio togliere gli specchietti, dannazione. Dove cazzo sono? Pneumatici, cerchioni, livrea, luci anteriori, manopole. Oh, eccolo qua, selle e specchietti. Allora, specchietti. Questi li smontiamo. Vai. E li stacchiamo. Ok. Perfetto. Sì, ok. Non ci servono. Porta targa pure, ovviamente lo facciamo fuori subito. Smonta. Ok, perfetto. Quindi già la rendiamo un po' più racing. Allora, anche se in verità lei nel tutorial mi aveva detto che quelli che avevano la chiave inglese erano quelli necessari per correre. Ma cazzo, mi servono gli specchietti e i porta targa per correre? Vediamo un attimo, lasciamolo un attimo così e vediamo. E diamo un'occhiata un po' allo scarico, ragazzi, che insomma dobbiamo smontare il mondo praticamente. Smonta un po'. Allora, rimuovi tutti i riviti, rimuovi la sella, rimuovi tutti i riviti qua, stacca la parabrezza. Cioè dovremmo smontare mezza moto per togliere uno scarico. Porca troia. Ok, poi LT più sopra più A 6 volte. LT è qua. Ok, rimuovi carena. Mamma mia, abbiamo messo a nudo la moto. Ok, e questo è lì per togliere. Perfetto. Io però l'ho tolta, ma ce l'ho da montare, da mettere quell'altro. Ok, direi di no perché non sono andato a comprarlo. Allora, aspetta un attimo, teniamola un attimo così. Negozio. Categorie. Ho smontato senza avere quelle nuove da montare. Poi lo scarico. Scarico, eccolo qua. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo un Termignoni, che insomma non è male. Questo è quello stock. Abbiamo una Krapovic, non compatibile con la moto in uso. Ah, cazzarola. Niente, abbiamo solo il Termignoni. Eh sì, a quanto pare sì. Compatibilità. Che sfiga, la nazione. E niente, ci accontentiamo tra virgolette della... Allora, aspetta un attimo, compatibilità, così, del Termignoni. Ok. Equipaggiato su panicale, ok, quindi in teoria la dovremmo andare a montare adesso. Ah, ok, l'ha già montato lui. Ottimo, mazza quant'è cattiva così. Ottimo. Quindi lo scarico l'abbiamo rimesso, lo montiamo. Ok, cioè ce le faceva vedere che era già montata, però l'abbiamo già messo. E ok, dobbiamo rimontare però la carena, perché sennò qua come cazzo corriamo.
Monta. Ok, fissa tutte le viti. E la carena l'abbiamo messa a posto. E ci abbiamo da mettere parabrezza. Monta. Ok, un po' macchinoso, diciamo, i vari passaggi dei menu, però beh, una volta che si sono capiti, ci siamo. Allora, lui qua mi dice in teoria di montare, vabbè, la sella, sì, sicuro. Monta. Ok. Perfetto. Di selle e specchietti, vediamo un attimo se ci fa correre anche, anche così. Allora, vediamo un attimo. Ok. Calendario. Le azioni del calendario includono eventi multipli. Usa le azioni dedicate per selezionarli. Ok. Allora, questa l'abbiamo già fatta. Cioè, abbiamo fatto la prima parte che era il tutorial. Ora abbiamo un evento qua a Brembo. Le informazioni dell'evento per pianificare strategicamente la carriera. Dopo aver scelto l'evento a cui vorresti partecipare, inizialo come... Allora... Diciamo che abbiamo evento face off, uno contro uno. I piloti che si sfidano in gare veloci uno contro uno di solito su strada possono essere visti come arroganti o pretenziosi. Tuttavia vince questo tipo di eventi può rendere famoso nella comunità. E 10 km, mazza, quindi credo sia su strade normali. Evento riposo, fai una pausa. Beh, magari no. Facciamoci questo Brembo invece che magari... ci potrà dare delle ricompense del marchio, a parte 2700 crediti, ci dà Supersport ZX10R addirittura, ed è una moto, mi sembra eccessivo, disco fisso serie oro per la Suzuki che non abbiamo, va bene, dai che vogliamo correre, vogliamo sentire come suona il nostro Termignoni sul nostro panigale. Circuito, vabbè, l'abbiamo già fatto nel primo appuntamento, ma comunque lo conosco. Non male il fatto di poter avere anche i circuiti, diciamo, stradali. Molto, molto figa come cosa. Allora, vediamo un attimo. Eccolo, si sente bella arrogante il nostro motore. C'è un po' di pioggerellina in giro, bisogna prestare un po' attenzione. A parte noi stiamo che gomme slick. Così, visto delle gomme slick. Vabbè, inizia. Eh sì, aspetta, frate, c'è qualcosa che mi sfugge. Aspetta, metti il traction al massimo. Io sto andando con le gomme slick su un asfalto bagnato. Che cazzo potrebbe mai uscire? Però potrebbe essere un azzardo, attenzione, perché potremmo evitare di fare la sosta noi. Eccola. Mamma mia che botta, ho appena pinzato un attimino. Fortuna abbiamo preso il potenziamento che ci riduce i danni della moto in caduta. Vado un po' freno posteriore, ma qua è un po' tosta, eh. Non mi ha fatto scegliere la difficoltà della carriera? Non vi ho il dubbio che siano un po' troppo forti ora i nostri... A parte che vabbè stiamo su, vedo, con le gomme da asciutto sull'asfalto bagnato. Però forse se riusciamo a evitare di fare danni o tagli tipo adesso, dovremmo poter riuscire magari a fare qualcosa. Non sono poi molto, molto lontani, sperando che magari la pista possa andare addirittura a asciugarsi. Quanti giri so? 7 giri. No, dai, porca trota, appena vado a toccare l'anteriore in curva va proprio per terra facile. Lungo. Ci dà comunque dei malus anche... se andiamo dritti senza accelerare, insomma, quindi non vado... dolore. Purtroppo non si staccano pezzi della moto, se no l'aletto sai da quant'è che dovevano già volare via. Vabbè. Praticamente... allora, scusa un attimo, eh.
Ricominciamo un attimo. Il review dell'evento è disponibile se il giocatore a livello di difficoltà carriera esordiente. Ok, quindi no. Che cazzo di livello di difficoltà sto giocando? Non lo so, vabbè. Il problema sono le staccate, perché con il traction così alto la moto si tiene abbastanza a bada. Il problema sono appunto le varie staccate, devi veramente stare quasi sulle uova. Poi ovviamente con l'asfalto bagnato non ci aiuta assolutamente, né con le slick. Peccato, perché volevo magari cercare di fare una buona gara, un evento insomma ufficiale. Tieni giù sta moto. Come vado a sbagliare sempre con le marce. Avevo detto che avrei cambiato i tasti, devo vedere ancora se si può fare. Dovrei mappalli come quelli di Ride, soprattutto le... i cambi marcia, se no mi sbaglierò sempre. No, piano, e niente, vabbè, capito però, frate. Veramente caduto da fermo, stavolta non stavo manco frenando. Abbiamo delle gomme praticamente rosse, a parte la moto sgraffiata a bestia, porella. Esordio non proprio dei migliori per noi, eh. Dai, ma come, indagine? Niente. Dai, il taglio. Il secondo e settimo, che cazzo, parola. Siamo al terzo giro, abbiamo 17 secondi, e tanto qua ricadiamo di nuovo. Ahia. Yeah. Sapevo. Arrivati troppo forti. Vabbè, prendiamolo come esperienza, ragazzi, tutta esperienza. Ovviamente la... il gameplay è diverso, anche la simulazione stessa della moto è diversa, quindi bisogna prestare veramente attenzione. Poi ripeto, abbiamo gomme slick su asfalto bagnato, però alcuni punti sembra essersi un po' asciugato, in verità, non credo che, in verità non so sinceramente parlando se effettivamente magari a lungo andare la pista partendo da bagnata possa effettivamente migliorare. Sono comunque 7 giri che non so poi poco pochi. Tutta zozza la moto dietro. Guarda. Comunque il suono è spettacolare, eh. Pure quel Termignoni ha i suoi perché. Vediamo se riusciamo a farlo senza cast questo curvone. Abbiamo grattato un po' le pedane, dovremmo avere dobbiamo vedere se c'è la possibilità magari di montare delle pedane arretrate in modo da evitare questa cosa. Cazzo, per diminuire un po' il traction, vediamo se riusciamo a renderla un filino meglio sta moto. È un po' più libera, però bisogna comunque stare attenti. Sale un casino subito di giri sta moto in maniera impressionante. Spettacolo. Netto. Peccato, mi sarebbe piaciuto vedere un po' di bagarre magari con l'altro, per vedere anche come si comporta l'intelligenza artificiale. No, sto tagliando troppo. La prima l'avevo azzeccata come tempistica di ingresso. Ah, occhio. No, dai. Dai, mi sono caduto perché la... toccando quella pedana ha fatto, diciamo, da perno ed è scivolato. A parte che occhio che
fatto che salga velocemente di giro è perché credo la moto, cioè la gomma posteriore, va a scivolare sull'asfalto, ecco perché. Comunque, vada. Andiamo a rimetterla a 4, vai, in un'uscita di curva è tutto un pattinamento. Non vi ho parlato della grafica, che insomma spero si riesca a vedere anche un po' dal video. Diciamo, in linea generale non è male. Lo sto giocando comunque con... Madonna, ste pedane da togliere assolutamente. Sto giocando comunque con tutti i parametri al massimo. Però mi sembra che ci sia un aliasing un po' troppo pronunciato, malgrado insomma abbia l'anti-aliasing ai valori massimi. Un po' troppo sporco, però vedete la parte, sta moto dopo sta gara sarà da buttare praticamente quasi, perché la carena tutta sgraffiata, anche la tua statuta vedi tutta sporca. Si è veramente speso del tempo per dei dettagli che per alcuni possono essere una cacchiata, però sono quelle piccolezze che fanno la differenza su un genere. Vada, stava di nuovo a ripartire. Oltre al fatto che comunque, ripeto, vuole proporsi come Madonna simulatore di moto, insomma. Proprio io non ho avuto la possibilità di provare una V4R, quindi non so se effettivamente il comportamento è così, però rispetto a Ride o a MotoGP il comportamento della moto è totalmente differente, si sente molto il peso stesso della moto negli spostamenti e nei cambi di direzione, insomma, quindi bisogna starci molto molto attenti. Intanto siamo al penultimo giro, purtroppo la stiamo facendo in solitaria tra una caduta e l'altra, però stiamo insomma imparando ovviamente. Madonna, perché va a cadere così? Non so se cade perché rallento troppo, ma insomma non è che stava da 20 all'ora. A parte ci sono dei danni alla moto, cioè abbiamo anche l'anteriore destro, come, cioè l'anteriore destro su una moto, la ruota anteriore, aspettate un attimo, qua possiamo metterla in pausa. Le gomme posteriore, che praticamente è distrutta, componente esaurito, te credo, stiamo con una moto con pneumatico asciutto sul bagnato, te credo che è distrutto, e forse per questo non abbiamo trazione. Le varie... Dopo le pasticche, so... 85%, cazzo, le ho montate nuove. Cazzo, devo cambiare pasticche ogni anni chiara, praticamente. Il problema della ruota è che mi è parso che fosse già bella che consumata... Fosse bella che consumata già all'inizio della gara. Vabbè, è un evento test, stiamo imparando mamma mia, ecco perché allora parte così sul posteriore, veramente senza vita al posteriore, quindi non ha più attrito. Occhio. Peccato, pensavo potesse essere, diciamo, una scelta niente. Diciamo un azzardo che poteva magari andare a ripagare, anche perché mi sembra che l'asfalto sia oddio, un pochettino dietro la riga la lasciamo, però non mi sembra poi così. E niente, è arrivato lunghissimo, sia così bagnato, ecco. Allora, questa è assolutamente da dimenticare come gara. Però ho detto, stiamo facendo le prove, le facciamo insieme nel bene e nel male. Devo più che altro vedere qual è la difficoltà della carriera che ho selezionato, anche se all'inizio non me l'ho fatto selezionare, perché appunto non abbiamo la possibilità di ricominciare, che tra l'altro mi dà diceva che potevo farlo, oddio che volo, potevo farlo soltanto con la modalità
con il livello, scusate, esordiente, che insomma mi sembra un po' troppo bassino. Però se possiamo magari passarla un po', ora lo vedo magari, perché non mi ha dato la possibilità di scegliere, sinceramente. Non vorrei che ci fosse... niente. Ovviamente ruote distrutte. Non ci fosse il parametro magari nelle impostazioni, non sono andato a guardarlo da quelle parti. Praticamente arrivo quasi sui cerchi, una ruota senza più aderenza. Tanto la gara è finita, arriviamo veramente piano piano, però arriviamo, l'importante è arrivare. Niente. In accelerazione anche il traction praticamente non riesce più a tenerla a bada, la ruota ha perso la sua aderenza, proprio zero. Piano qua, però non troppo piano, ma non troppo, sennò cadiamo da fermi tipo. Mamma mia, povera V4, come ti abbiamo ridotto. Dai, ultima curva e questo scempio l'avremmo finito. Vediamo di farla senza cadere magari. Ok, occhio. Ok, finita. 3 minuti. Quanto cazzo siamo? 1 minuto e 25 di ritardo dal battistrada. Ok, ricominciare non lo posso fare, appunto. Va bene, ok. 800 gradi, abbiamo delle cerchi, dei dischi, scusate, della Brembo. Il problema è che sono per la Kawasaki, che noi non abbiamo, quindi la prendiamo in saccoccia. Comunque, abbiamo guadagnato anche un po' per quanto riguarda il livello del pilota. Andiamo a vedere più che altro i danni che abbiamo fatto. Come in questo, gli organizzatori ti forniranno una moto. Ah, ok. La moto sarà sempre in configurazione stock e non ti verrà addebitato il costo di manutenzione. Meno male, quindi la possiamo sfasciare come ci pare. Sono perfetti per sperimentare con la moto senza preoccuparsi del consumo dei componenti e dei valori di condizione. Ok. Ok, quindi qua... Allora, diciamo che una volta che salti le 20... Gli eventi sono 70, madonna. Più eventuali sotto eventi, però una volta scelto... per esempio qua c'è questo evento che, vabbè, abbiamo la possibilità di provare... praticamente un'altra moto delle 7 che sono rimaste, però per esempio nell'evento scusate precedente c'era sia questo Brembo sia la corsa 1 contro 1, vedete ora l'ho fatto e ormai quella è andata, insomma, quindi magari più avanti mi verrà chiesto la possibilità magari di rifare un altro 1 contro 1, diciamo. Però andiamo un attimo qua al concessionario, sì, in officina, che la moto non sta affatto bene. Allora, vediamo un attimino assemblaggio moto, cos'è che dobbiamo cambiare assolutamente? Allora, la leva del freno. Allora, smonta. Perché dobbiamo cambiare la leva del freno? Sapete che tra le varie cadute comunque si è andata a rompere. Ok, togliamo. Ok, rimuovi la vite e togliamo la leva. Ok. Posso cambiarla subito direttamente? No, perché non ce n'ho un'altra, dovrei andarla a comprare. Ok, tu vai indietro. Poi cos'altro abbiamo di rosso? Lo scarico pure rosso? Sì, si è già sfonnato praticamente. Al 39%, vabbè, non posso comprarmi uno scarico a gara però. Aspettate, il parafango anteriore. Ok, allora aspettate un attimo, vediamo un po' quanto vanno a costare prima tutta sta roba, perché insomma, ok, ce l'abbiamo sordi, però un attimino. Allora, leva freno. Ok. Ah, negozio, ci devo ancora andare. Ah, ok. Allora, pure lo scarico era diverso. Ok, ora capisco. Fattibile.
Ok, quindi quelle che avevo prima, lo scarico che ci abbiamo inserito della Termignone era quella che abbiamo noi nell'inventario che ci dava, diciamo, a disposizione. Ma effettivamente nel negozio, che è questo dove andiamo a spendere soldi per andarla a comprare, e quindi volendo potremmo inserire anche delle altre marche per quanto riguarda lo scarico. Quindi andiamo RCS corsa corta, assolutamente. Dovrebbe essere il top 480 crediti. Perché me lo fa comprare? Ah, con X? Stavo sbagliando tasto. Ok, una l'abbiamo comprato. E poi che altro ci abbiamo? La lista della spesa. Parafango anteriore. Tutta l'intera carena. Però la carena non ce n'avevamo un'altra? No? Non ricordo. Il cupolino, vabbè, cambiamo, diciamo, per ora lo stretto indispensabile. Più che altro andiamo a vedere quanto ci viene a costare una carena nuova. Allora, negozio. Allora, di carene ce l'abbiamo, volendo da cambiare. Questa è quella distrutta. Carena, fibra di carbonio. Abbiamo questa. Quindi questa, volendo, la possiamo andare a mettere. Sì, questa sì, la carbon. Ok, quindi assembla moto, andiamo subito a cambiare e poi andiamo a mettere anche la leva che abbiamo già comprato. Mamma mia, sfasciato tutto. È stata un'uscita veramente infelice come primo appuntamento e quindi bisogna stare attenti, ragazzi, perché i danni ovviamente si vanno a pagare e anche tanto, che se ogni gara, una carena, una ruota, una leva, insomma, capite bene che 68.000 crediti è un attimo che vanno via. Ok, cambia, ci mettiamo la carbon. Ok, monta. La rendiamo anche ancora più cattiva. Ok. E ci andiamo a mettere invece la leva del freno e anche la pompa freno da cambiare. Cambia, Brembo corsa corta. Ok, perfetto. E ok, allora. Serbatoio liquido freni, perché mi dà sta cosa? 83% beh. Ah, può fare anche il montaggio rapido. Ok. Ah, l'avevo smontata perché ovviamente ho tolto la leva del freno, giustamente. Ok, comunque abbiamo lo smontaggio anche rapido, quindi fa tutti i componenti lui, fa tutti diciamo, i movimenti lui senza problemi. Freno posteriore a pollice addirittura. Mentre per quanto riguarda tutto il resto, più che altro il pneumatico posteriore dobbiamo andare assolutamente a togliere. Vabbè, a parte la pressione, però dobbiamo proprio andarlo a cambiare, quindi pneumatico posteriore lo smontiamo. Ok. Figata comunque sta cosa. È un po' come Mechanic Simulator, però comunque all'interno di un gioco di moto, insomma, è molto 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 figo. Ok, quindi dobbiamo andarci a montare un pneumatico posteriore e l'anteriore è ok. Quindi andiamo un po' a negozio, inventario. Poi dobbiamo andarci a vendere anche la roba che abbiamo smontato, se no facciamo un casotto. E allora, vediamo un po'. Pneumatici saranno l'MNO. No, questo è l'anteriore. Mi serve il posteriore. Ok, quindi dobbiamo anche comprarci il treno di abbagnato. Attenzione, però davanti io che cazzo monto? Vabbè, già che ci sto, cambia entrambi. Non posso averci una mescola di uno. Queste sono le slick addirittura, quindi già le mezzeller da corsa. Queste però sono di un'altra marca, quindi non va bene.
Abbiamo le Pirelli Durablo Superbike CSS C3, queste saranno ovviamente il top per quanto ci quanto vengono a costare. Anche una Superbike SCX. Questi primari sono all'apice della gamma. La mescola SCX è estremamente morbida alle prestazioni di una mescola da qualifica e quelle di pneumatici a corsa. Ah, ok. Quindi occhio, perché pure in 7 giri, magari con una gomma molto morbida, l'andiamo a buttare dopo poco praticamente. Quindi la nuova mescola SC3 offre una migliore precisione e rapidità nei cambi di direzione, maggiore capacità di resistere all'usura e più supporto rispetto alla mescola precedente. Ok. Questa sembrerebbe comunque uso suggerito, circuito asciutto, durabilità 200 km. Ok. Questa 130 e questa... Dai, questa va bene. Uso suggerito tutti, quindi in teoria potrebbe andare bene. 200 km uguali. Mescola doppia. Questa è quella che ci avevamo montato però. Però mi sa che gli pneumatici ce l'abbiamo già, perché mi dà che ce n'ho 4 e 2 nell'inventario. Vediamo un attimo, invece di andare in negozio, il nostro inventario magari ce l'abbiamo già. Carafango, no, pneumatico posteriore. Sì, ce l'abbiamo già, ottimo. Quindi ci andiamo a prendere, queste sono quelle che abbiamo torto adesso, che sono da buttare praticamente. Abbiamo quelle normali ancora da mettere, supercorsa SCO. Ok, quindi questo le vendiamo. Dato non ci ricaviamo un cazzo, però perlomeno lo togliamo dall'inventario, sennò succede un casotto. Mi sarebbe piaciuto avere un sì, dici vabbè, come cacchio lo metti meglio così l'inventario. Perché mo mi devo andare a ricordare che cosa ho tolto. Allora, la leva del freno posteriore era, quindi la posso vendere. Ok, questa qui ce l'ho montata, quindi niente. E devo andare a montare la gomma, però aspetta. E allora, pneumatico posteriore, montaggio rapido, così ci mettono loro. Ok, lo smontaggio te lo fa fare lui, però il rimontaggio poi ci pensa lui. Ok, pneumatico posteriore, me lo rimetti. Procedere smontaggio. Ma io lo devo montare. Così. Procedere di smontaggio. Ma l'ho messo, lo devo montare adesso. Perché non me lo fa montare? Cosa che mi sfugge. Pneumatico. Ce l'ho messo. No, mescola è smonta, ma non lo devo smontare, lo devo montare a moto adesso. Annulla procedura. Perché devo mettere il cerchione. Ma porca troia. Dai. Cioè, sezioni separate, uno va sul pneumatico, invece no, il pneumatico è riferito alla sola gomma, giustamente. Il cerchione sta al 55%, però perlomeno stiamo a posto. Vabbè, l'abbiamo ancora bella abbozzata il forcellone, tutto sta veramente tutto distrutto. Però prima di salutarci, ragazzi, un attimino vorrei vedere se c'è la possibilità nelle impostazioni il livello della livello di simulazione fisica realistico, che va bene, trasmissione manuale va bene, modello di frenata magari lo metto per il momento cambinato. Difficoltà carriera pro, cacchio pro. Non puoi ricominciare gli eventi calendario, l'uscita di un evento del calendario comporti il ritiro, le performance delle versioni sono al massimo, la difficoltà può essere sempre cambiata in postazione. No, aspetta, mettiamo semi pro. Sì, famo semi pro magari un attimo. Non posso comunque ricominciare, però uscendo dagli eventi non ho problemi. E le performance sono un po' ridotte, sì, pro me sembra un po' eccessivo per il momento. Ok, allora ragazzi, io direi che per il momento possiamo salutarci qui. Scusate se siamo andati un po' a lunghetto, ma insomma, fai una cosa e l'altra, si perde un po' di tempo. Come sempre, fatemi sapere la vostra, se vi può interessare il titolo, se vi piace, se lo state giocando anche voi, insomma, che moto avete scelto. Purtroppo la nostra è un po' acciaccata così, però magari piano piano tra una cosa e l'altra riusciamo comunque a sistemarla. Abbiamo un bel po' di treni di gomme negli inventari, quindi comunque per il momento non dobbiamo occuparci
di comprarli, a meno che magari poi andiamo a prenderci delle gomme specifiche, magari per la pioggia o per magari delle qualifiche, nel caso in cui più avanti ci siano degli eventi che necessitino di giri da qualifica. Io come sempre vi ringrazio se siete arrivati fino in fondo, vi invito se vi fa piacere a lasciarmi un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale se non l'avete fatto, in descrizione trovate link a tutti i social network e in alto a destra la link che vi riporta la playlist nel titolo nel caso in cui abbiate saltato qualche appuntamento. Di nuovo vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ciao!